Appassionati di futsal, buon anno ad Antonio Iozzo e benvenuti al Pala Gems per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, giornata che si apre con il derby tra Lazio e Rieti. La rincorsa di Rafinha con il destro, in porta, deviazione, il vantaggio è immediato! La sblocca il capitano, 41 secondi, il Rieti è avanti 1-0. Nicolodi, ancora Giosigno, ha tanto spazio sulla destra, può calciare, un'altra deviazione, un altro gol, 2-0 Rieti al terzo del primo tempo. Rocha cerca la giocata, se ne va alla grande, magia di Rocha che ne salta anche un altro, Rocha fino in fondo, Chilelli può calciare, Micoli a terra, il pallone però termina sull'esterno della rete e Spindola pensa al lancio lungo, poi grave errore, attenzione a Civaghigno che con il bacino porta a 3 le reti del Rieti. Si va da Rafinha in area di rigore, pallone che esce, Cimanghigno con il destro, doppio palo, che sventola terrificante. Esposito verso Rafinha, pressato, trova bene Nicolodi, se ne va il numero 21, Nicolodi calcia e Spindola e poi Cimanghigno, tutto facile per il numero 10, 4-0 Rieti. Seguiamo intanto il primo possesso di questo secondo tempo. Adesso attacca Rieti con Alemão che va a destra da Abdala. Conclusione e poi il tocco in mezzo di Esposito. 5-0 Rieti al terzo del secondo tempo. Salta Jetson, cerca il numero su Biscossi che recupera il pallone. Biscossi vuole il destro, la prova! Sotto l'incrocio, un gol stupendo di Matteo Biscossi. 5-1, prova a rientrare in gara la Lazio. Pallone all'indietro, riparte Rieti, Nicolodi se ne va, attenzione a Nicolodi che allarga verso Rafinha, Nicolodi, calcio alto, scucchiaiata, pallone che alla fine arriva a Jetson che vuole puntare Rafinha, trova Rocha in area di rigore, la conclusione di De Lillo, il gol della Lazio, 5-2 a 9.57 dal termine. Nicolodi con il mancino, Beltrano, il pallone resta lì e poi arriva il gol di Giosigno, 6-2 Rieti. Rocha, si fa vedere Lupi, servito, pallone complicato, Nicolodi, una sassata, 7 bello Rieti, 7-2 a 8.27 dal termine. Ricomincia da Nicolodi, poi Abdala, calcia e firma il gol dell'8-2, c'è gloria anche per l'ex Sandro Abate. Rocha, Nicolodi capisce e recupera, pensa al mancino, è solo una finta, pallone allargato e poi arriva anche il 9-2, sempre di Abdala, la doppietta del numero 15. Pallone in mezzo, deviazione e allora il gol della Lazio, la rete di Vieira favorisce la presa di Micoli. Poi Alemão, Rafinha, si chiude il triangolo, Alemão se ne va via in velocità, mette sul secondo palo! E arriva un altro gol per il Rieti che va in doppia cifra grazie a Esposito, 10-3 il punteggio. Slalom gigante, ne salta 3, termina a terra ma conta poco perché arriva in questo istante la sirena. Termina qui il match, il Rieti espugna con il punteggio di 10-3 il Pala Gems.